Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Layal Androletti, responsabile dei progetti ambientali di LifeGate, che ci parlerà del drone che è stato progettato per ripulire il Naviglio dai rifiuti. Buongiorno, intanto ci puoi parlare un po' di che cosa si occupa LifeGate? Sì, LifeGate è un punto di riferimento in Italia rispetto ai temi di sostenibilità, quindi supportiamo le aziende ma anche le persone e le istituzioni nel processo di cambiamento verso appunto uno sviluppo più sostenibile e virtuoso. E, dunque, allora ci parli un po' di questo drone, ho letto che si chiama Pixi. Pixi Drone, sì, è una delle soluzioni che abbiamo implementato nell'ambito della Water Defenders Alliance, un'iniziativa che è nata dopo 5 anni di esperienza di lotta contro le plastiche nelle nostre acque. E proprio nella Darsena di Milano abbiamo deciso di dotare il nostro partner, che è il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, di questo strumento straordinario che gli permette in modo ancora più efficace ed efficiente di raccogliere i macro detriti dalle acque. E perché c'era questa esigenza di creare questo drone? Allora, nella Darsena di Milano, soprattutto a ridosso del weekend e quindi della movida milanese, purtroppo si depositano tantissimi macro rifiuti. Il nostro partner svolge già delle attività di pulizia manuali, di raccolta manuale dei rifiuti che galleggiano. Ci sono alcuni punti che sono pressoché impossibili da raggiungere per le persone, mentre invece grazie all'azione del drone riusciamo ad arrivare in modo più efficace ed efficiente e raccogliere anche in quei punti un pochino più complicati quello che si va a depositare. È quindi un'azione molto importante per noi, non solo per togliere plastiche e tutti i detriti galleggianti dall'acqua, evitando quindi grossi problemi all'ecosistema, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza, perché effettivamente quando vedono poi che cosa viene raccolto si rendono conto che quel problema origina dai loro comportamenti, dalle scelte o magari dalla sbadataggine di lasciare un rifiuto che poi viene disperso più facilmente nell'ambiente. Quindi tanto quanto siamo causa del problema, tanto siamo l'unica soluzione possibile. E il Pixi Drone ci aiuta a ricordarcelo. Da quando è che è operativo questo drone? È operativo da più di un mese e lo sta utilizzando il nostro partner, lo utilizza più volte alla settimana e devo dire che è straordinario nella sua capacità di raccolta, perché è in grado di catturare 60 kg di rifiuti per ogni missione e questa è la sua capacità. E i rifiuti, una volta portati a terra, vengono poi differenziati e conferiti nella raccolta differenziata della città. Quindi da quando è operativo si è notato un miglioramento nella Darsena e nei suoi rifiuti presenti? Sicuramente si nota un miglioramento, quello che però deve ancora essere migliorato è il comportamento dei cittadini e dei turisti, perché purtroppo, come dicevo prima, a ridosso del weekend vediamo tanti rifiuti che si depositano, che galleggiano dalle bottiglie ai bicchieri, le cannucce, confezioni alimentari. Quindi dobbiamo risolvere a monte il problema, noi lavoriamo a valle, ma in realtà questo strumento ci aiuta anche a produrre quella sensibilità per stimolare i comportamenti sempre più virtuosi. Certo, come si suol dire, prevenire è meglio che curare, quindi quali sono le modalità in cui si potrebbe prevenire questo problema? Sicuramente in una attenzione maggiore nel quello che scegliamo in termini di prodotti, quindi scegliere soprattutto imballaggi meno impattanti da un punto di vista ambientale ed essere molto accorti nel come li gestiamo. Quindi quando arrivano in mano nostra, quando beviamo un drink in Darsena, mi raccomando, non abbandonare mai il proprio bicchiere o la propria bottiglia o una confezione alimentare pensando che tanto qualcuno arriverà a pulirla, perché basta veramente un soffio di vento e finisce in acqua e rischia poi anche di affondare, quindi di produrre dei danni ancora più importanti. Quindi essere molto accorti, tenere il rifiuto, andare a buttarlo nelle raccolte che sono molto ben presenti in città ed essere poi sempre attenti anche in casa, quindi anche nel come si fa la spesa, in quello che si sceglie, in come si differenzia poi anche proprio nelle proprie abitazioni tutti i rifiuti che vengono prodotti. E questo drone opera solo sulla superficie dell'acqua o va anche in profondità?
Questo drone opera sulla superficie dell'acqua, quindi navigando grazie a un telecomando che lo segue a distanza di 500 metri, riesce a intercettare tutti i detriti galleggianti. Per di più è dotato di una telecamera con una portata di 300 metri che riesce a rendere ancora più efficiente l'azione di guida del drone in modo tale da intercettare in modo ancora più preciso i rifiuti da raccogliere. Quindi per quanto riguarda i rifiuti che vanno sul fondo, il drone non li raggiunge. Purtroppo no, i rifiuti che vanno sui fondali, in darsena e nei navigli, riusciamo poi a recuperarli grazie all'azione delle persone, in particolare del partner, che è il Consorzio di Bonifica Esteticino Viloresi, che quando poi opera delle manovre di secca riesce agevolmente ad andare poi sui fondali di darsena e di navigli per andare a recuperare anche ciò che è depositato sui fondali. Sui fondali troviamo qualsiasi cosa, troviamo dalle bottiglie di vetro fino alle biciclette e altri materiali che proprio lì non dovrebbero starci. Certo, e quanto sono grandi i rifiuti che può raccogliere Pixie? Sono 60 kg, la capienza che ha per ogni missione, quindi riesce ad avere veramente una forte efficacia perché grazie appunto alla guida delle persone. Dello staff del Consorzio Villoresi, va a raccogliere, riporta a casa, tra virgolette, in modo tale da poterle conferire nella raccolta differenziata e riparte in missione a raccogliere tutto quello che può. E all'interno di questo progetto, lei che ruolo ha? Io sono la responsabile dei progetti ambientali di LifeGate, ho avuto il piacere di lanciare 5 anni fa LifeGate Plasticless e qualche settimana fa Water Defenders Alliance, che è l'iniziativa più ampia che ingloba anche LifeGate Plasticless e che si occupa proprio di difendere le nostre acque. Lo fa grazie a un'alleanza estremamente ampia che abbiamo creato tra aziende, cittadini, istituzioni, porti, ma anche università ed enti di ricerca. Ok, quindi in ultimo potremmo lanciare un messaggio a tutti coloro che passeggiano sulla darsena a non gettare i loro rifiuti o abbandonarli in modo che non finiscano nelle acque, giusto? Esattamente, il divertimento è una cosa che è assolutamente sacrosanta, bisogna essere solo molto molto accorti, perché quello che noi inavvertitamente abbandoniamo nell'ambiente e poi finisce nelle acque, letteralmente ci torna indietro. Pensate che uno studio australiano ha rivelato che in media ogni settimana mangiamo l'equivalente di una carta di credito di plastica. Quindi è effettivamente il nostro problema, un problema che abbiamo generato noi, che poi ci ritorna letteralmente indietro. Quindi dobbiamo essere estremamente accorti perché ne va della nostra stessa salute. Allora io ti ringrazio di aver partecipato al nostro collegamento e ti auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie mille a voi.